po', partiamo dal nostro territorio, siamo un po' autoreferenziali, Bia Film Festival. Busto Arsizio Film Festival, ho un ricordo meraviglioso di quella serata, che fu una serata in cui venimmo premiati per la miglior colonna sonora del film Le cose in te nascoste di Vito Vinci, e a stabilire questo premio fu tra l'altro Luis Bacalov, che è stato per me un maestro molto importante, perché tra l'altro ho anche studiato con lui al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Fu una cosa inaspettata, perché comunque è un film con delle musiche veramente iper sperimentali, con una lettura musicale veramente estrema. Eppure passò, e quella sera poi conobbi, tra l'altro ero candidato anche per un'altra colonna sonora che avevo fatto di Claudio Giovannesi, il film di Claudio Giovannesi, che si chiamava La casa sulle nuvole, che fu premiato per altre cose, se non mi ricordo se per la regia o okay. Che. Quella notte poi conobbi Adriano Giannini, che era protagonista del film di Giovannesi, e da lì poi è nata un'amicizia straordinaria, una fratellanza con Adriano. Da quella notte, che fu la prima sera in cui passammo questa nottata stupenda insieme con gli artisti, i registi, gli attori, a Busto Arsizio, fu veramente stupenda, una festa bellissima. Poi finì nelle camere, sai, quando proprio si crea quella fratellanza da gita scolastica, no? Che stavamo tutti insieme fino all'alba, e poi all'alba ancora insieme a prendere il treno. Noi, ricordo, con sto premio, cioè, noi volevamo uscire con i nostri articoli, no? Per raccontare a tutti che avevamo vinto questo premio. Tra l'altro, il premio non lo vinsi solo io, ma in duo con Stefano De Angelis, e il gruppo si chiamava l'Isma Project, che era un gruppo di musica sperimentale veramente molto spinta. Non potevamo, cioè praticamente sì, facemmo il nostro comunicato stampa, ma il comunicato stampa non fu raccolto da nessuno, perché quel giorno ci fu il famoso terremoto dell'Aquila. Quindi niente, questa notizia praticamente passò, ovviamente in secondo, non in secondo, in terzo, in quarto, in quinto piano, neanche nelle cronache, no, in abruzzesi, no, che comunque ci seguivano sempre, proprio per via di questa tragedia che poi ha cambiato il volto dell'Abruzzo e anche il volto di noi abruzzesi, perché è stato un evento che ci ha veramente toccato molto.